Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Fantasy World Online Tycoon, un gioco che mi ha regalato il buon Ivan tempo fa e che ringrazio. Il gioco è uscito da aprile del 2020, da 2 anni di sviluppo alle spalle, costa 8,19€ ed è un bel prezzo considerando che il gioco può essere preso sotto gamba dalla maggior parte dei giocatori, ma che in realtà merita e non è neanche così facile. Insomma, il gioco vi partirà, come parte a me, anche un po' in finestra, ma credo non ci sia nulla da fare se non perché mi rimane sempre comunque la barra di avvio sotto. Voi non lo vedete, quindi voi va tutto bene. Allora, iniziamo un nuovo gioco. Si può iniziare con vari obiettivi, dalla sandbox così. Noi proviamo magari questo primo obiettivo. Che cosa si deve fare in questo caso? Bisogna andare a rendere felici le persone evitando che vadano diventino troppo scontente. In pratica dobbiamo raggiungere 100 player nel nostro server. Nel nostro server si possono fare varie cose. Possiamo vedere l'analisi della felicità, quello che porta felicità agli utenti. In pratica vediamo che ci sono gli alberi che comunque permettono il gathering alle persone, perché questo è un MMORPG in sintesi. Abbiamo le statistiche. Con i bug dovremo assumere la gente che ci permette di risolvere i bug, gli attacchi informatici, potremo ricercare le tecnologie, avere la cassa iniziale, gli investimenti, il nostro budget appunto da rispettare, gli admin, il debug tracking, cioè veramente abbiamo dipartimento tecnico di ricerca e sviluppo, il marketing e l'assistenza clienti. Possiamo assumere e licenziare varie persone che ci permetteranno poi di avviare dei progetti, fermare dei progetti. Insomma, io adesso ho assunto qualcuno nel dipartimento tecnico, almeno mi darà una mano. Ma in sintesi, che cosa si può fare? Si possono spendere i soldi per acquistare, usando i crediti, varie cose da aggiungere nel mondo, scenari, strutture e così via. Abbiamo il terreno, possiamo aggiungere vari terreni, aggiungere acqua, aggiungere varie cose. Voglio aggiungere un piccolo fiume, lo aggiungo. E possiamo anche aggiungere a livello di economia la commissione periodica che i giocatori devono pagare per giocare, cioè il costo, diciamo, del gioco in sé, la quantità massima di oro che troveranno nella cassa del tesoro. Possiamo settare ogni genere di cosa. Questo addirittura è il costo dell'oro per aggiornare l'equipaggiamento, cioè settiamo tutte quelle cose che un giocatore di ruolo online trova in un gioco. Abilita tesori, disabilita tesori. Sì, qui abbiamo sviluppato solo questi, ma ne svilupperemo tanti altri. E qua abbiamo la banca, che tra l'altro mi sa che ho chiuso per sbaglio. Vediamo se riesco a riaprirla. Eccola qui. Possiamo chiedere un mutuo, un prestito, insomma, e così via. Abbiamo le quest, abbiamo la zona di guerra che possiamo selezionare. Io metterei magari questa zona di guerra qui. Vediamo. Dove possono fare il PvP le nostre persone. Non è proprio così semplice il gioco, e come vi ho detto può essere facilmente preso sotto gamba, ma in realtà non è propriamente la cosa più semplice del mondo. Abbiamo le strutture, un muro che ferma i giocatori, abbiamo un forziere frangibile, ok, la mettiamo qua in mezzo, un tesoro. Possiamo aggiungere anche poi i nemici, adesso devo capire bene come fare. Praticamente le strutture abbiamo un barile, nasconde tesori, io metto un po' di barili in giro, vediamo se posso. Qua vedete che poi abbiamo quanto costa appunto l'abbonamento al gioco. Dovrebbe esserci anche la zona per l'inizio del giocatore, le strutture, vedete, quando i giocatori muoiono risolgono in questa posizione, io lo metto qua nell'angolo. Vedete poi che qua accedono al gioco in questa posizione, il primo accesso, quindi entrano da qui, i giocatori possono entrare da lì. Vorrei aggiungere anche qualche nemico, perché poi inizieranno ad arrivare i nostri primi player. Qua abbiamo, ripristinano la loro salute con dell'oro, quindi qua mettiamo anche una taverna, insomma qualcosa per cominciare. Le quest non le abbiamo ancora. Curva di esperienza, vedete, lineare, esponenziale, logaritmica. Mettiamo la esponenziale, che è questa. Non è, diciamo, la curva di apprendimento di un EVE Online. Allora, mettiamo questa, la bandiera per le quest. Eccolo qui, è arrivato il nostro primo giocatore.
Livello 1, esperienza no, 09, vita e l'oro, 80. Ok, abbiamo un giocatore pagante. E per giocatore pagante noi intendiamo che ci ha pagato personalmente. Vedete, queste sono le monete di gioco, questi sono i soldi veri. Quindi allora parte qua. Ok, ah, perché qua penso contempli anche la possibilità di pagare quei soldi di gioco. Comunque, sto tizio qui è entrato in un MMO che si è appena acquistato e non ha nulla, assolutamente nulla, cioè in gioco non c'è niente, ormai sta per sloggare e dire a tutti che il gioco è una truffa. È uscito un nuovo gioco, gli utenti possono abbandonare i nostri server. Ok, è uscito un nuovo gioco, ma noi... Allora, abbiamo... Scusate, io voglio attivare tutto perché vorrei avere dei nemici. Un piccolo teschio, bonus scenario. No, vorrei aggiungere dei nemici io, ma non mi ricordo come si fa. Allora, teschio no, economia no. Vediamo un attimo. Terreno, strutture, quest. Aggiungo la quest. La skin del mittente della quest è questo. L'obiettivo della quest è quello lì. Ok, sta entrando un po' di gente, a dire la verità. Qua abbiamo i mondi. Ok, perché possiamo gestire più mondi, credo. Ottimo. Qua possiamo distruggere. Altezza del terreno. Zona del tesoro. Zona di guerra. Zona del tesoro. Mettiamola qua. Ok, zona di guerra è là in fondo, va bene. No, ma io mi ricordo che c'era anche la possibilità di mettere i nemici, però adesso ci studiamo un attimo. Allora, vediamo un attimo l'analisi, lo status dei giocatori. Ok, vista membri delle gilde, perché poi ci sono anche le gilde, mamma mia ragazzi, che roba. E l'ho detto, non è proprio così. Ricerca e sviluppo, assumo qualcuno. Cambia. No. Va bene. Va bene. Dobbiamo raggiungere i 100 player. Vediamo cosa sta facendo sta gente. Sta gente sta prendendo la quest e sta andando... No, questa è una zona di guerra, non voglio toglierla. Ok. Però si lamenta perché non ci sono combattimenti. Ma in realtà ci sono i combattimenti. Devo capire come mettere i nemici. Un muro trasparente, scenario, spawn. Ok, fammi vedere solo gli spawn. Ok, l'ingresso di un dungeon per i party livello 5, perché noi non abbiamo giocatori ancora di livello 5, però ci mettiamo un dungeon e mi sta bene. Allora, chiudi anche questo, vediamo un po', allenatori, non so cosa siano, però scenario, strutture, mobilità, fragile, artigianato, muro fragile, no, cavoli, non si combatte, lo so, ma... Zona di guerra? Non mi spiega neanche cosa sia la zona di guerra, però nell'altra partita io avevo... Adesso aspettate che salvo. Poi vi faccio vedere magari anche l'altra se non riesco a sbloccare i nemici. Perché i nemici c'erano e li potevamo piazzare e iniziavano appunto i combattimenti. Allora, vediamo. Muoiono e partono da lì. Trovare indicazioni in luoghi distanti. Abbiamo i pestinano loro. Acquistano pozioni. Possono essere usate durante la battaglia. Ce lo piazzo qui. Questo è il nostro villaggetto. Metto dei teschi, insomma, qualcosa. Si spendono soldi per mettere tutte queste cose. Quindi non... Una casa in vendita fornisce un bonus scenario per essere acquistato dai giocatori. Ok, lo acquistiamo qua vicino al dungeon. Gli do la casa e i giocatori possono acquistarli. Di che livello sono? Livello 1, perché non ci sono nemici. Ma porcaccia la miseria. Ma dove sono i nemici? Non riesco onestamente a capire. Posso mettere dei terreni diversi, mettere questi. Qua metto la zona di guerra. Ma non riesco a mettere i nemici. Spawns. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante, no? Spawn di base, eccolo qua. Mettilo qua. Lo spawn e spawnano questi. Spawnano anche questi. Da livello 1 a livello 5, perfetto. Ok, abbiamo risolto. Intanto immaginate tutti i giocatori che arrivano comprando, pagando il gioco e non trovano niente, insomma. Non sono contenti per niente. Vediamo un attimo se abbiamo lo stato del il budget.
Abbiamo 2005, dai, non è neanche malaccio il conto. Comunque qua dovrebbero spawnare i mostri, infatti sono spawnati. Io metterei più spawn però, perché vorrei mettere le zone del mondo iniziali sono queste. Poi se ti spingi qui ci metto questo che è di livello 6 e 6. Aspetta che ti dà da 5 da, scusate, no, da 5 a 10 a 10, perfetto. Ok, questa è una zona più avanzata. E poi ci piazziamo magari un altro, questo è un incudine, un piccolo bonus di scenario, metto qua fuori dalla porta, così almeno mi dà lo scenario. Vediamo un po', spawn di mostri, qua la mettiamo, allora dall'1 al 5, dal 5 al 10 e qui mettiamo, non posso, perché? Ne ho già messi abbastanza, non ho più soldi, mannaggia, un po' vedere, budget, no, ho finito i soldi, cazzo costa tantissimo lo spawn dei mostri, e costa 1000, cavoli, sì, no, niente allora. E intanto qua vedete che stanno iniziando a combattere contro i nemici e fanno la loro esperienza, quindi vediamo se arriva anche nuova gente. Comunque adesso diamo le somme di questo MMORPG nuovo che abbiamo aperto. Si parte vicino alla taverna, si rinasce sempre lì, c'è una taverna, c'è un piccolo emporio, si va verso nelle praterie, verso la zona dove si fanno mostri da livello 1 al 5. E esiste poi un dungeon che ci permette di andare all'interno e affrontare il dungeon con i tesori, sempre da livello 1 al 5. Poi potete acquistarvi la casa personale, l'housing, e spostandovi nella zona centrale della mappa da livello 5 a livello 10 per raddoppiare poi anche il livello di ricompense. Diciamo che è una quest soltanto, diciamo che è un MMO abbastanza discutibile al momento, però vabbè, l'obiettivo al momento è fare 100 giocatori in gioco ed evitare, non evitare il fallimento appunto, che l'infelicità scenda sotto il 50%. Qua stanno combattendo, vedete che c'è anche lo status di la felicità, i membri delle gilde non si vedono, status giocatori, c'è qualcuno che è già salito a livello 2? Mi sa di no. Stanno prendendo soldi comunque. Dai va, gli diamo 2 monete, da 2 monete a 5, e gli do anche un altro mostro, che no, non questo, ma questo. E magari gli diamo anche questo di livello 2. Oh, abbiamo già dei giocatori che sono di livello 3, quindi molto bene. E questo tizio qui sta guardando la casa. Beh, dai, giocatori ce ne sono però. Vediamo un po', abbiamo nuovi... Sviluppo di nuovi tesori. Ah, sta lavorando a quello. Debug backtracking, ok, pubblicitario Facebook, no, allora, sviluppo di nuovi tesori, non so che cosa abbiamo sviluppato fino a questo momento, ma man mano vengono aggiunte al mondo. Possiamo creare un nuovo mondo, nuovi server, ma qua si combatte della grossa comunque. Livello 1, cioè il player più alto sono sti due qui che giocano a livello 3. E i mostri devono ripoppare. In realtà poi qua ci sono altri che stanno temporeggiando. Allora, andiamo a vedere il budget. 1200, dai, abbiamo guadagnato bene. Abbiamo, il mese scorso avevamo un bilancio di 753, adesso no. Scatole pay to win 30. Sottoscrizioni. Ah, ok. Abbiamo anche le scatole pay to win. Tra l'altro possiamo andare a vedere nell'economia le casse pay to win, che saranno queste, immagino. No, ma non capisco. Quota d'abbonamento, si paga solo il primo accesso. Espansioni, devono pagare per attraverso le porte di espansione. Porte di espansione che non abbiamo ancora messo, però. Questo invece, commissione periodica che i giocatori devono pagare per giocare.
viene raccolto alla fine di ogni mese. In sintesi, il gioco acquistarlo costa, facciamo 20. Va, lo paghi 20 e poi paghi 20 per giocare anche il primo mese, che lo rende di fatto un falso free to play. Allora, sto qua sta continuando a girare a livello 3. Ok. Questo. Succede? E si annoiano perché non ci sono nemici. La velocità di spawn molto veloce rosso, molto lento verde. No, no, fa rispawnare veloci perché qua la gente ha bisogno di combattere. E la quest, io adesso non so, livello 0, quest, vediamo un po', gli diamo livello minimo richiesto per accettare la missione. Sì, questa è l'esperienza, diamo 30 di esperienza, 33 di esperienza. Perché è giusto che accettino la quest. Obiettivo della quest. Ok. Ci costano le bandierine, perché se no ne metto un'altra. Questa. No, non ho ben capito. C'è il mulino. Un bonus per lo scenario. Guarda, sta arrivando un sacco di gente, mamma mia. Metto delle macchie di sangue così per farlo più credibile. Mamma mia, quanta gente sta arrivando adesso. Abbiamo abbassato il prezzo e quindi 20 costo mensile, 20 costo del gioco, quindi buono, calcolando che hai già un mese gratis, come lo giocassi senza doverlo acquistare. Vediamo un attimo, vediamo, adesso abbiamo aumentato anche l'esperienza della quest, ma non ho ben capito se accettano la quest o meno. L'obiettivo della quest. Ok, no, voglio vedere il budget. Voglio vedere. 1700, no, stiamo recuperando, stiamo andando abbastanza bene. Level up, ah, stanno livellando. Mamma mia, quanta gente, signori. Cos'è questo? Correggi glitch, ok. E qua, un bug ha creato un glitch nel gioco. È questo il glitch. Ma risolvilo, no? E mica vi assumo per... Scusami, tu, dipartimento tecnico, lo starai risolvendo, immagino, no? Scusa, 87% debug backtracking, sì. Sì, perché... Dai, stanno livellando un sacco di persone adesso. Livello 4. Bene, bene. Ci sono diversi glitch adesso però. Lololololo. 100 player in the game. Vediamo adesso se abbiamo statistiche. Utenti, gruppi attivi 4. Missioni prese 14, completate 13. Oro medio per giocatore 85. Livello 1 56, livello 2 8. Divertimento positivo, positivo, varietà negativa. Lo so, ci manca il budget. Adesso bisogna lavorare. Dai, 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 che la gente arriva. Cioè, sembra, è un bel passatempo, senza dubbio. Cioè, è banale, magari visto così, ma è assolutamente un'idea originale. Pensare poi di... Poi, magari non è un gioco da 100 ore, però anche col prezzo che ha è carino. E almeno sono questi, poi è un po' così, nel senso che il fatto che non mi piace molto questa cosa delle finestre che si aprono e ne apro due, si sovrappongono, non si capisce più niente, però... facciamo così, queste ci costano, le casse ci costano la cassa del tesoro. Pagando 5 hai 50 ori. Questo lo fa diventare di fatto un pay to win. Costo di espansione, ma tanto porta di espansione non ne abbiamo, quindi niente, dai. Queste ci costano un tot 10 m, i crediti. Mamma mia, quanta gente continuando a morire e ripartire da qui, ma sempre più giocatori stanno arrivando. Felicità utenti 17, non sta andando bene per quello. Abbiamo anche dei livelli 3, ne abbiamo oro inutile, negativo. No, ma non è vero. Adesso diamo un'occhiata al budget, ma budget ne abbiamo e l'oro non è inutile, non è inutile. Adesso vi aggiungo io qualcosa. Le bestie hanno salute con dell'oro, ma l'ho già messa questa. Anche questo l'ho già messo. Dungeon per i parti livello 5. No, allora non è inutile, credetemi.
Potete fare un sacco di cose con loro. Vabbè, intanto budget, siamo un po' in calo. Admin stanno risolvendo. Medio è sceso. Poi dovremmo anche evitare di sbilanciarlo il gioco, perché anche quello è carino. No, l'abbiamo 87-89. Dai, che tra poco adesso arriviamo a 100. Quindi vediamo se riusciamo a completare questa quest abbassando un pochino il costo del gioco. Cos'è questo? Sconti, 15. Dai, che adesso facciamo i 100 giocatori. Dipartimento tecnico ha terminato un progetto. La metà dei box sono stati corretti. Ok, perfetto. Oh, che arrivano, dai. Ricorda anche un po' Sword Art Online. Taverna è questa. E poi sarà il caso di aggiungere porte di espansione o... Guarda, qua c'è gente che sta andando verso la zona di combattimento di livello 6, di livello 5, dal 5 al 10. Olè, abbiamo completato la mission. Vediamo un po' come vanno sti qua. Non sono livellati. Hanno battuto il mio nemico? No, sono andati. Ho fatto livello 5 però. Vabbè, abbiamo completato il livello. Quindi non è assolutamente male. Un bug ha colpito due giocatori. Dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo. Ragazzi, questo è un gioco carino. Un passatempo. 8,19€. Li può valere? Sì, perché se andate a leggere le recensioni su Steam, diverse recensioni dicono: avevo preso questo gioco pensandolo come un gioco stupido, un clicker, ma in realtà è molto meno banale di quello che sembra, soprattutto andando ad approfondire. Io vi dico, la prima partita che ho fatto ho comprato tre cose, ho finito i soldi, non riuscivo più andare avanti perché i giocatori non li attiravo. Ora questa cosa va coltivata, questi giocatori vanno coltivati, nel senso che sono tanti, bisognerà poi dargli i contenuti facendo fruttare il meglio possibile i soldi guadagnati dalle espansioni, dalle vendite, perché se poi l'utenza cala e soprattutto, come diceva l'altra news, esce un altro gioco e vanno tutti di là, il gioco muore. Quindi bisogna tenerlo vivo, ovviamente. Poi ci sarà modo anche di espandere il mondo, di farne di diversi. Sì, perché poi va bene. Livello dall'1 al 50, quindi questa è la prima espansione. Guardate quanto combattono. Adesso dovrei aumentare anche il punto di spawn al massimo. Il mostro della missione, se un mostro è selezionato, sì, può essere l'obiettivo della missione. Infatti questo è riservato perché c'è una quest, quindi qua si va a fare grinding, ma anche a completare la quest che dà questa tizia qui. Ne aggiungeremo altre, c'è anche il dungeon, non si sa se qualcuno ha comprato la casa, però di giocatori ce ne sono. Io da Fantasy World Online Tycoon è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto. Alla prossima, e ringrazio ancora Ivan per il regalo. Ciao ciao!